Inizia l'ottobre in rosa, il mese della prevenzione, ci troviamo nella sede della LILT, un ottobre in rosa che parte sotto un buon auspicio. Che cosa è successo quest'oggi qui alla sede della LILT a Vittorio Veneto? Parte sotto un buon auspicio nonostante la pioggia. Abbiamo avuto la macchina, l'automezzo che tanto aspettavamo e che è stato il nostro obiettivo per tutto questo anno. Naturalmente con la collaborazione non solo di tutti i volontari, dei donatori, dei nostri amici che ci seguono, dei benefattori e anche della LILT, del nostro presidente provinciale Alessandro Gava, il dottor Alessandro Gava, che ha subito accettato questa nostra idea e anche lui ha fatto la sua parte. Di chi ci ha aiutato in ogni passaggio, adesso questo automezzo va ad unirsi agli altri 5 che noi già abbiamo, che non sono in perfette condizioni, ma che percorrono chilometri e chilometri ogni giorno, per cui vanno facilmente in usura. Con questo automezzo possiamo raggiungere luoghi di cura più lontani, anche fuori dalla nostra provincia e oserei dire anche dalla nostra regione, per poter accompagnare chi ne ha bisogno e usufruendo di un mezzo molto più comodo e veloce. Ne siamo felicissimi e ringraziamo tutti. L'auto costituisce un ulteriore elemento, diciamo, di legame con l'associazione LILT. Da molti anni noi condividiamo percorsi sia nell'ambito della prevenzione che nell'ambito dell'assistenza. La LILT costituisce un elemento molto importante nell'organizzazione e nell'assistenza ai nostri cittadini. Il volontariato completa, diciamo, quella che è l'attività dell'azienda sanitaria, dà un contributo sostanziale, insieme riusciamo a raggiungere obiettivi anche di rilievo. L'impegno, ecco, che la condivisione nasce fin dall'età infantile, nel senso che la LILT coinvolge molto anche le scuole, fin dalle elementari, e per l'azienda sanitaria costituisce un elemento importante di condivisione con il cittadino di percorsi a favore sia della prevenzione delle malattie, sia anche nella gestione quando le malattie stesse compaiono. L'auto costituisce un elemento materiale, ma quello che fa la differenza sono gli uomini che utilizzano l'auto, perché lo ribadisco questo davvero, perché secondo me è un elemento importante, perché costituisce per i nostri cittadini un forte legame, un forte momento di condivisione con altre persone che hanno problemi simili, ma anche i volontari della LILT, proprio per la sensibilità che hanno nei confronti delle persone, nei confronti della malattia, danno veramente un contributo importante. Questo ottobre in rosa però non si ferma qui. Come potete vedere dal nostro fiocchetto, per tutto il mese noi offriremo, come sempre, visite gratuite offerte da chirurghi senologi dell'azienda sanitaria ULS 2 qui nel nostro ambulatorio, ma anche porteremo il nostro camper LILT, sempre con la generosità di medici e specialisti dell'ULS 2, nei comuni di Fregona, Follina e Tarzo, per cui tutte le donne che non rientrano nell'età dello screening sono pregate di farsi vive sia telefonicamente qui con noi, ma anche presentandosi ai camper per poter accedere alle visite senologiche gratuite. Inoltre, proprio perché per noi la prevenzione è fondamentale e comincia con l'alimentazione, la sera dell'11 ottobre nella saletta della Biblioteca Civica il nostro presidente dottor Alessandro Gava, la nutrizionista e altri esperti parleranno di prevenzione e di alimentazione. Siete tutti invitati perché è un tema di grande attualità. Tutte queste iniziative, tutte queste attività e i trasporti si rendono possibili grazie ai vostri volontari.
Qual è il ringraziamento che anche in questa sede vuole fare a tutte quelle persone che donano il loro tempo per gli altri? Delle volte, parlando e dando ringraziamenti agli altri, dimentichiamo quelli che siamo noi stessi. Qui nella delegazione di Vittorio Veneto, continuo a dirlo, siamo tutti volontari, tutti che in varia misura, in vario modo, danno gratuitamente il loro tempo in cambio di una grande gioia che riceviamo, perché è vero che diamo, seppur vero che diamo, è anche molto quello che riceviamo. I volontari sono attivi ed impegnati al servizio della comunità in tutti i settori.